Buongiorno, lunedì 13 aprile, lunedì dell'angelo, lunedì che segue la Pasqua, che noi siamo abituati a chiamare Pasquetta e la identifichiamo con una scampagnata insieme agli amici per far festa, per mangiare insieme, per fare quattro passi, per ammirare e immergerci nella natura. Oggi tutto questo non è possibile, ma rimane molto aperto il discorso rispetto a ciò che sta accadendo e come ci prepariamo all'immediato futuro, perché il futuro non è lontano che ci porterà a riconsiderare la nostra vita dopo questa condizione un po' costretta e che ha messo in evidenza la fragilità della nostra esistenza e soprattutto le conseguenze che derivano dallo sfruttamento dell'ambiente. Ed è un discorso che ci porta alla necessità di accedere alla verità, avere il coraggio della verità e non autoconsegnarci a una schiavitù della menzogna, al silenzio della menzogna. Ieri nella benedizione del Papa è emerso un discorso molto chiaro, molto duro, un manifesto antropospirituale con nette sfumature politiche, nel quale si è affermato con forza e con coraggio relativamente alla necessità di porre fine al conflitto, a lucrare sulle armi, a un ordine mondiale fondato sull'ingiustizia, alla necessità di ridurre e cancellare il debito che è liberticida e ingiusto nei confronti di tanti paesi, debito che non si capisce bene come si sia costituito, il quale genera nelle persone che vengono considerate ingiustamente debitrici, miseria, impossibilità dell'educazione delle generazioni giovani, fame, carestia, tutto questo significa. I ricchi del mondo, che naturalmente lo hanno fatto il loro arricchimento attraverso l'ingiustizia sociale, lo sfruttamento della terra altrui, oggi chiedono addirittura di essere risarciti, non si capisce di che cosa. Allora è giunto il tempo di dire la verità. Oggi poi è stato molto interessante la breve omelia che il Papa ha fatto relativamente al Vangelo di oggi, il quale parla di queste donne, ancora una volta sono le donne a portare l'annuncio, appunto, informate dall'angelo, colui che porta la verità, il messaggero della verità, così io lo interpreto, e donne coraggiose che accolgono questa verità, non stanno zitte, incominciano a dirlo. E questo allerta i dottori della legge e i sacerdoti, i poteri, insomma, del tempo, che sono coloro i quali hanno la conoscenza, il diritto nelle loro mani e coloro i quali interpretano l'ortodossia religiosa, perché le guardie vengono a conoscenza di questa, di questo sepolcro vuoto, e naturalmente questa verità diventa una verità scomoda, inaccettabile, perché quella verità rimanda alla condizione che giustamente Papa Francesco ha definito la civiltà dell'amore. Non ha parlato di civiltà cristiana, ha parlato di civiltà dell'amore contrapposta alla civiltà del profitto, del denaro. E di fronte a questa verità che emerge, che cosa fanno gli anziani, i dottori della legge, i governanti? Pagano,
pagano il silenzio, mettono a tacere le coscienze turbate attraverso il denaro. E qui viene fuori un discorso molto netto che richiama Francesco. Alla fine di questo percorso, che lui stesso ha detto speriamo che finisca presto, con molta umanità, con molta semplicità, ha espresso tutto ciò che noi vorremmo che accadesse, cioè che finisse presto questo confinamento, ma non naturalmente semplicemente per uscire, ma per esprimere in pienezza la nostra scelta tra il servire la vita o il servire il denaro. Guardate, questo è il punto cruciale che dobbiamo fin da subito incominciare ad approfondire, declinandolo in tutti i frammenti, le particolarità della nostra vita quotidiana. Che cosa significa questa scelta? Che cosa significa questa opzione che ci viene data? Possiamo scegliere, siamo liberi. Il potere non è nelle mani di qualcuno, ognuno di noi può e secondo me deve anche scegliere, perché se non sceglie di fatto sta dalla parte del silenzio, della inaccettabilità di una verità scomoda che rimanda a una visione della nostra presenza sulla Terra che è radicalmente diversa da quella che abbiamo fin qui praticato. E non è un discorso semplicemente di geopolitica, è un discorso di vita quotidiana. E il silenzio imposto è quello che in qualche maniera viene oggi alimentato dagli organi di informazione. Ci sono degli esempi piuttosto significativi. Alla fine stessa della messa del Papa, l'informazione che ha chiosato l'evento si è limitato a dire che il Papa ha pregato. È anche vero che ha pregato per i governanti, per gli infermieri, per i medici, per le questioni relative alla contingenza dell'infezione, sulla necessità di esprimere la propria preghiera perché naturalmente sia tutelata la vita e naturalmente per quanto riguarda i governanti abbiano una coscienza sgombra da interessi particolari, ma non si è detto questo, si è detto semplicemente che ha pregato per, e si è naturalmente taciuto il fatto che la centralità della messa di questa mattina è questa richiesta di scegliere tra l'asservimento al Dio denaro oppure l'obbedienza alla vita. Non si possono servire due padroni. Da una parte c'è il nostro padrone della vita, padrone buono, padrone che ci riporta alla nostra coessenzialità con la natura, e dall'altra parte c'è il padrone diabolico che pensa di poter comprare tutti e soprattutto nascondere il suo profitto attraverso l'occultamento della verità, che è la verità che parla sotto gli occhi di tutti. I migranti continuano a fuggire dalla carestia e dalla fame che noi stessi abbiamo prodotto. E quella carestia e quella fame, quella miseria distribuita su tutto il pianeta ha determinato le condizioni che si vuole ancora una volta occultare, che hanno generato questo squilibrio ecologico che è rappresentato da questa infezione, che è solo il sintomo di una condizione di malattia del pianeta da noi stessi prodotta. E naturalmente che cosa fanno gli organi di informazione? Danno voce soltanto a coloro i quali negano questa verità ecologica, questa evidenza che è sotto gli occhi di tutti. Vogliono assolutamente mantenere l'ordine precedente, riconsegnarlo. Guardate, ci sono degli archi riflessi spontanei che mettono in evidenza tutto questo. Piccoli frammenti che appaiono sui media, piccole cose, ma che la dicono lunga su come
gli organi di informazione abbiano giocato e giochino in questo momento un ruolo cruciale nel coltivare il silenzio sulla verità. E naturalmente, gli organi di informazione sono ben pagati del capitale, dalla ricchezza nelle mani dei pochi, i quali chiedono a coloro i quali oggi spadroneggiano dalla mattina alla sera in salotti molto eleganti, con esperti che ci pensano bene a dire la verità su quello che sta accadendo, ma non stanno occultando qualcosa di contingente, ma qualcosa di radicale. Sono i negazionisti della verità ecologica. E questi li trovate in tanti aspetti della vita umana, in tantissimi, dalla interpretazione della malattia mentale alle problematiche legate al consumo di alcol. Quanti esperti si sono sottoposti alla menzogna e l'hanno avvallata dicendo che, per esempio, l'alcol è un fattore protettivo per la salute. Quanti professionisti hanno sposato senza alcun senso critico la teoria dell'alcolismo come una malattia che è ascrivibile alla debolezza del singolo, forse alla sua tara genetica, convincendo la popolazione che non è in gioco la questione del profitto intorno al commercio delle bevande alcoliche, ma a qualcosa di biologico intrinsecamente attribuito a quello che hanno voluto definire alcolista. E questo riguarda ovviamente tutto l'universo della malattia mentale, che è la cui classificazione in una molteplicità di espressioni sintomatiche. In qualche maniera è evidente che è nell'interesse di chi produce farmaci non efficacissimi, bisogna dire. Qua voglio aprire una parentesi: non sono contrario ai farmaci, ma è bene che i farmaci siano assegnati alla categoria dell'lenimento della sofferenza e non dell'efficacia del superamento di un problema. I farmaci possono temporaneamente essere utili, ma nella consapevolezza che sono poco efficaci e che in realtà il problema della malattia mentale va affrontato con modalità che sono molto lontane dal ricorso privilegiato e prioritario dei farmaci, ma va posta nella condizione antropologica del disagio delle persone, che fanno fatica ad accettare le condizioni date. Anche questo è un aspetto che andrebbe approfondito e lo faremo nei prossimi giorni, perché il nostro punto di riferimento è la scelta dopo questo periodo di confinamento: chi servire, la vita o il denaro? Avere il coraggio di parlare o farci comprare il silenzio, attraverso il silenzio che noi applichiamo a ciò che ci è evidente nell'immediatezza, indipendentemente dall'essere professionisti di un campo specifico, ma tutti abbiamo la possibilità di aprire gli occhi. Aprire gli occhi e scoprire che il re è nudo. Nell'editoriale di Scalfari, nella Repubblica di ieri, all'inizio, viene richiamato il discorso sulla servitù volontaria di Étienne Le Boîtier, il quale mise in evidenza in un piccolo libretto, ma fondamentale per la storia dell'umanità, come la schiavitù. Siamo noi stessi che lavoriamo, siamo noi che ci asserviamo al padrone di turno. Apriamo gli occhi e incominciamo a dire la verità. E a non farci condizionare dal Dio denaro. Per poterlo fare, naturalmente, dobbiamo recuperare la nostra autonomia, nella interdipendenza. Quindi io credo che oggi dobbiamo privilegiare programmi e servizi che abbiano la capacità di essere liberi,
e possono farlo soltanto se vengono costruiti e finanziati dai cittadini in un contesto partecipativo. Le organizzazioni non governative sono quelle che solcano i mari, solcano il Mediterraneo, dando soccorso alle persone povere che anche ieri sono morte in questo grande cimitero che è diventato questo splendido mare dentro al quale naturalmente si è espressa la storia di gran parte dell'Occidente. Allora, se noi incominciamo a sostenere, anche attraverso il denaro, coloro i quali però lo usano semplicemente per essere al servizio della verità e non per costruire carriere attraverso il silenzio. Noi abbiamo fatto dei grandi errori ed è uno dei punti critici. Il bene comune deve essere la centralità, la vita e il bene comune devono essere la centralità dello sviluppo futuro, la scelta che dobbiamo trovare al bivio. Ma attenzione, perché anche quelli che chiamiamo i sistemi pubblici oggi sono fortemente condizionati da governanti i quali sono al servizio del liberismo sfrenato e che non hanno nessuna intenzione di cambiare rotta. Per cui anche se si definiscono pubblici, in realtà sono espressione di un privatismo che oscilla tra il liberismo, quello sfrenato, e il capitalismo di Stato. Sono due facce della stessa medaglia. Ebbene, non scegliamo quella medaglia, scegliamo la questione, scegliamo la dimensione dell'amore, della libertà e naturalmente del coraggio di rivisitare tutta la nostra esistenza facendo germogliare la civiltà dell'amore di cui ci ha parlato Papa Francesco ieri con grande chiarezza. Guardate, non ci deve essere animosità, ma chiarezza sì, non ci deve essere aggressività, ma amore per la verità sì. Se sapremo fare questo, sicuramente oggi sapremo anche costruire in queste settimane che ci porteranno a riprendere i contatti, a esprimere totalmente la nostra socialità, con uno spirito nuovo, coraggioso, con uno spirito che riprende il proprio equilibrio con l'ecologia. Buona giornata.